Se c'è un'azione, c'è qualcuno che la compie. Questo qualcuno, all'interno di un romanzo o di un racconto, è un personaggio. Conoscere il personaggio significa capire le sue azioni e capire le sue azioni significa in qualche modo capire il significato dell'opera, quella portata metaforica che l'autore ha voluto dare all'opera raccontando appunto una storia. Insomma, capire un personaggio significa capire qual è il messaggio del romanzo o del racconto che stiamo leggendo. Cominciamo con una prima suddivisione. I personaggi possono essere statici o dinamici. Sono personaggi statici, quei personaggi che tra l'inizio e la fine della storia raccontata non cambiano. Hanno più o meno sempre lo stesso fisico, la stessa età, ma soprattutto le stesse idee, la stessa visione del mondo, gli stessi comportamenti. Sono personaggi piatti, piatti perché hanno un'unica sfumatura. Tipico è il personaggio, è l'eroe dei romanzi di avventura, che è sempre buono, forte e coraggioso, o anche alcune protagonisti di letture per ragazzi, Marco Valdo di Calvino, ha sempre la stessa visione del mondo, o il signor Malaussène di Pennac. Diversi sono i personaggi dinamici. I personaggi dinamici cambiano tra l'inizio e la fine, cambiano per il fisico, invecchiano, hanno delle ferite, delle amputazioni e via dicendo. Per ideologia, cambiano idea perché le esperienze che hanno vissuto all'interno della storia raccontata gli fanno vedere il mondo diversamente e quindi cambiano spesso anche carattere. In questo caso sono personaggi a tutto tondo perché conoscono sia il bene che il male, sia la determinazione che l'indecisione, il coraggio e la paura e vivono tutta una serie di contraddizioni. Sono in qualche modo molto più simili alle persone in carne ed ossa che noi incontriamo nella vita, e anche per questo sono fondamentalmente degli individui, cioè degli esseri unici e ripetibili, che con le loro contraddizioni in qualche modo si pongono come persone che non sono replicabili, mentre l'eroe di avventura in qualche modo ha sempre le stesse caratteristiche in romanzi diversi, questi personaggi, personaggi dinamici invece, sono assolutamente unici e originali. Ora, come viene presentato un personaggio all'interno di un racconto, di un romanzo? Beh, abbiamo due tipi di presentazione. Una è la presentazione diretta. Una voce, in qualche modo, si preoccupa di dare al lettore tutta una serie di informazioni relative al fisico, al carattere, al prestigio sociale, alle caratteristiche etiche e morali del personaggio. Questa voce può essere quella di un narratore onnisciente, esterno, una voce fuori campo che interrompe il flusso narrativo, blocca il tempo e, come se volesse dare una fotografia raccontata, dà tutta quella serie di informazioni che ci permettono di capire: ah, quel personaggio è fatto così, è alto, è biondo, è cattivo, è spietato e via dicendo. In altri casi, il personaggio, il protagonista, viene descritto da un personaggio secondario, nel caso di Sherlock Holmes, che viene costantemente descritto, raccontato e spiegato da Watson, o in altri casi ancora noi abbiamo un narratore interno e in questi casi può essere addirittura il personaggio, il protagonista che si presenta da solo, che si preoccupa attraverso una serie di escamotage narrativi di dare informazioni su se stesso. Diverso invece è il caso della presentazione indiretta. In questo caso noi non abbiamo una voce che si preoccupa di trasferire un pacchetto di informazioni dal testo al lettore, interrompendo il flusso delle azioni, ma il lettore impara a conoscere il personaggio proprio vedendolo agire, proprio vedendo le azioni che compie o proprio leggendo le parole che dice. E questo è come nella vita, anche nella vita noi impariamo a conoscere le persone vedendole agire e ascoltandole durante i loro discorsi o parlandoci insieme. Ecco, questa presentazione indiretta avviene anche nel romanzo. Ci sono quei romanzi in cui non c'è mai un momento destinato specificamente alla presentazione. Il lettore deve farsi interprete delle azioni dei personaggi. Ora, quando noi leggiamo un testo narrativo e ci poniamo la domanda che tipo di personaggio abbiamo davanti, beh, credo che dobbiamo considerare almeno quattro caratteristiche del personaggio. Il fisico, è alto, basso, giovane, vecchio, uomo, donna, biondo, bruno e via dicendo. Psicologico, il personaggio è sicuro di sé, non è sicuro, è coraggioso, è indeciso.
è forte e via dicendo. Sociale, è ricco, è povero. E culturale, quale idea del mondo ha? Ha dei principi etici saldi, crede nel rispetto degli altri, è spietato. Ecco, queste quattro caratteristiche, fisico, psicologico, sociale e culturale, sono quattro domande che noi poniamo al personaggio. E attraverso e rispondendo a queste quattro domande noi riusciamo a ricavare un identikit, che può essere un identikit statico nel caso dei personaggi statici, oppure dinamico perché cambia nel corso del romanzo. Un'ultima considerazione. Un personaggio non è mai da solo, ma agisce insieme ad altri personaggi. E l'insieme dei personaggi dà vita a quello che possiamo chiamare il sistema. Il sistema, appunto, dei personaggi. Per capire il sistema dei personaggi, però, noi dobbiamo tenere presente un elemento che è assolutamente decisivo. In ogni romanzo c'è un oggetto del desiderio. L'oggetto del desiderio può essere un obiettivo da raggiungere o un oggetto realmente da conquistare. E questo oggetto da conquistare o questo obiettivo da raggiungere è lo scopo che muove e giustifica le azioni dell'eroe o degli eroi, del protagonista o dei protagonisti. Quindi da una parte abbiamo uno o due protagonisti che si muovono e compiono azioni per raggiungere questo scopo, questo obiettivo, per conquistare quello che abbiamo chiamato metaforicamente l'oggetto del desiderio. Perché non riesce a conquistarlo? Perché in genere c'è un nemico, che chiamiamo l'antagonista, che si oppone a questo progetto. Cito l'esempio più classico, i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Noi abbiamo Renzo e Lucia, che sono i protagonisti, che hanno un obiettivo, sposarsi. L'obiettivo sarebbe apparentemente semplice, ma si frappone tra loro e l'obiettivo Don Rodrigo, l'antagonista, che mette in moto tutta una serie di azioni per impedire che questo matrimonio si compia. E a loro volta Renzo e Lucia devono compiere tutta una serie di azioni per superare questo ostacolo. Ma anche loro, sia i protagonisti Renzo e Lucia, sia Don Rodrigo, non sono soli, perché hanno dei personaggi di un secondo livello di importanza, che sono gli intermediari. Questi intermediari possono essere positivi, che sono gli aiutanti dell'eroe, cioè in questo caso di Renzo e Lucia, ed è il caso di Fra Cristoforo, il prete che costantemente aiuta i due giovani per raggiungere questo obiettivo, oppure possono essere degli intermediari negativi, cioè gli oppositori, coloro i quali aiutano l'antagonista, è il caso di Gertrude, ma è anche il caso dell'innominato, questo pericoloso individuo che prima spalleggia Don Rodrigo e poi improvvisamente, colto da una crisi di coscienza, decide di abbandonare Don Rodrigo e aiutare Lucia. E in quel momento poi, tra l'altro, la storia ha la sua svolta e Renzo e Lucia finalmente, dopo altre vicissitudini, potranno sposarsi. Ma neanche questi poi sono soli, perché poi ci sono figure di contorno, che sono il terzo livello di importanza all'interno dei personaggi, che sono i cosiddetti personaggi minori, quelli che noi incontriamo, che sono come nel cinema le comparse, o personaggi che compaiono senza avere un reale peso nello sviluppo narrativo, Agnese o comparse vere e proprie come Tecla e Bortolo. Ecco, tutti questi personaggi uniti insieme creano quello che abbiamo chiamato il sistema dei personaggi. E il sistema dei personaggi è il corpo dell'universo narrativo, dell'universo diegetico, dell'universo raccontato. Ecco, riuscire a capire i personaggi, le loro azioni e le motivazioni delle loro azioni significa in qualche modo riuscire a comprendere il significato che lo scrittore ha voluto dare con il romanzo o con il racconto che abbiamo letto.